Siamo con Giacomo Lucchetti e la sua Juliet Jack, che da anni è il primo pilota animalista con la sua Cuori in corsa. Ora aggiunge un tassello aggiuntivo che enfatizza questa sensibilità: la prima tuta vegana, la prima tuta assolutamente che non contiene prodotti che vengono dal maltrattamento di animali, una tuta pronta per essere portata in pista. Sì, diciamo un'innovazione incredibile, targata Virus Power, la prima tuta vegan al mondo, e per me è stata una soluzione determinante, perché per rientrare nelle corse questa soluzione era necessaria. Non avrei mai più potuto riutilizzare, indossare, brutto dirlo, però un accessorio fatto veramente con la sofferenza e la crudeltà, insomma, dell'umanità verso gli animali. Quindi un qualcosa che oggi mi permette di portare avanti il nostro progetto in maniera totale, quindi con una, diciamo, con un'etica molto forte, e come dico, insomma, abbiamo trovato nella Virus Power, nella Primatex, che poi è l'azienda che produce proprio questo, questo prodotto, diciamo il massimo poi della sicurezza, di tutto quello che sono le caratteristiche tecniche necessarie per andare in pista. Ecco, tu sei tornato in pista dopo diversi anni di inattività, in cui però non ti sei mai fermato con le tue missioni animaliste. Ora, il ritorno in pista con questa tuta, quando è previsto? Allora, subito, diciamo, nei primi test precampionato. Purtroppo la tuta è arrivata un giorno dopo la gara di Misano dello scorso anno, quindi non ho potuto utilizzarla direttamente in pista, però sicuramente in aprile saremo già pronti per scaldare i motori e andare, insomma, al debutto con questo prodotto eccezionale. Anni e anni di corsa e anni anche di missioni animaliste. A che quota è arrivata di queste spedizioni davvero importantissime la missione di Cuori in corsa? Siamo a quota 43 missioni di soccorso tra zone terremotate e Sud Italia. È un programma in cui io credo tantissimo, un progetto in cui sto dando veramente tutto. E abbiamo costituito nel 2019 Cuori in corsa, il primo motoclub animalista d'Italia, e proprio in questo 2022 ci sarà un'evoluzione, quindi da primo motoclub animalista diventeremo il primo racing team animalista. Io dico d'Italia, ma forse nel mondo, perché siamo gli unici pazzi a fare questa cosa, e l'obiettivo è quello di mettere le moto al servizio degli animali, in aiuto degli animali bisognosi.